no. Buonasera. Buonasera Rocco. Questa sera siamo qui al bar Oro Nero. Facciamo Oro anche Nero. Un po' di pubblicità, diventa una marchetta. Io ve lo consiglio, mi sono trasferito come ufficio, uno dei miei uffici. Vado dal bar Lombardi al bar Bella Vista al bar Oro Nero per par condicio, almeno ne nominiamo tre. Vabbè, almeno non scontentiamo nessuno. No, assolutamente. Siamo a Gravina, lo sappiamo, Gravina in Puglia. Tutti, almeno a Gravina, conosciamo Salvatore Barbara, detto Rino Manada. Manada. Per le sue attività, lo vogliamo ricordare, la Vucciaria. Alla casa di Rino e Vucciaria. La casa di Rino e Vucciaria, che ve lo consiglio, un ottimo, diciamo, ristorante, forse lo degradiamo un po', è un luogo di festa dove si va con la famiglia e ci si diverte, si mangia e ci si diverte. Ci si allena prima di mangiare e poi c'è anche un po' di goliardia, un po' di satira, un po' di politica, un po' di cibo, e cerchiamo di fare stare bene soprattutto le persone che ci vengono a trovare da ovunque. Noi perforiamo in tutta Italia, che dire, con un po' di presunzione anche in tutto il mondo. Noi non dobbiamo dimenticare anche che Rino ha già nel suo passato anche partecipato molto allo spettacolo. Con chi sì. Hai... Ah, ho iniziato con la Sai L'Ultima, dove ho conosciuto Uccio De Santis. Dopo è nato il Mudù, ho fatto alcune edizioni, poi ho fatto Zelig Goff, ho fatto Colorado, ho fatto anche delle sessioni di Made in Sud e ho fatto anche Eccezionale Veramente. Recentemente ho fatto una puntata in Ciao Darwin, un'edizione che andrà entro la fine dell'anno, dove abbiamo fatto Chef Stellati contro Trattorie. Ritengo di essermi difeso bene, di aver portato il mio territorio, e sto evitando di fare altri provini per la paura di essere preso, perché non ho il tempo che avevo una volta. Lui, oltre a questo, naturalmente è anche presidente di un'associazione. Sì, la FINAIL. Ecco, appunto, sì. Mi spieghi? La FINAIL è un'associazione di commercianti, dove il mio referente a livello regionale e anche vicepresidente nazionale è Cosimo Lubes, dove c'è la sede a Ostuni. E io sono il referente regionale, con anche mansioni anche nel nazionale. Se non sbaglio fai anche parte di un'associazione di cuochi, o sei il presidente? No, sono uno dei quattro che hanno fatto questa associazione Cuochi dell'Alta Murgia. Il presidente è Alfredo Anelino, il segretario è Sergio Mazzolo, poi c'è Salvatore Cilifresi e poi Salvatore Barbara, detto Rino Manera. Insomma, una persona a 360 gradi, molto attiva sul territorio. Abbiamo già iniziato a fare degli eventi, vantiamo più di 120 tesserate anche a livello nazionale, e abbiamo dei progetti che porteremo avanti anche nel sociale, quindi nell'aggregazione delle persone. Questa sera per la Voce News abbiamo un personaggio di qualità. Grazie Rocco. Grazie Rocco, Rocco Michele Rende, molto gentile. Grazie. Più che altro, stasera io voglio sapere da te, Rino. Sì. Abbiamo saputo tutti, di cui ne ho parlato anch'io in un recente articolo, che un assessore, la signora Festa, si è dimessa dal comune per motivi personali. Non vi sto a nascondere la preoccupazione di questa cosa. Noi tutti ricordiamo, noi tutti abbiamo un trascorso scolastico. Quando facevamo una festa in più a scuola, e non è che andavamo a raccontare che siamo andati là, motivi personali, motivi familiari, era il classico per nascondere la nostra marachella, diciamo. Ma in questo caso, più che non marachella, c'è qualcosa di strano. In effetti, Rino, sul social, dove lui è molto attivo, fa delle allusioni ed è più che altro dà conferma ai nostri dubbi. Rino, secondo te, perché l'assessore Festa si è dimesso, l'hanno fatto dimettere? Secondo te, cosa può essere successo? Allora, io conosco l'assessore
Giuseppina Festa, che Giuseppina Festa. Mi sono confrontato. Salutiamo, una bravissima persona. Tu l'hai detto, però io non, diciamo, io mi dissocio da questa accusa, perché io devo fare, devo dire quello che penso. Ma l'assessore Giuseppina Festa, l'anno scorso io ho partecipato a una riunione dove volevano organizzare il Natale, perché faccio parte di questo gruppo, faccio parte di un gruppo di commercianti, ho un'attività nel centro storico, faccio parte del gruppo di maggioranza, della coalizione Rinascita, che ha fatto eleggere il sindaco Fedella Grig. Tu quindi stasera, diciamo, hai pescato bene, perché io non sono nessuno, al di là di tutte le cose che hai detto, che sono tutte vere. E quindi io ho fatto una tavola rotonda dove questa signora, che è un avvocato, abbiamo detto dobbiamo fare questo, 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 questo e questo. E hanno detto no, ma noi abbiamo solo 25.000 euro. Ho detto con 25.000 euro non puoi fare niente, puoi fare giusto niente, perché una città di 50.000 abitanti che dobbiamo far brillare il periodo delle feste come i nostri vicini, senza citare, io non voglio dire Dubai, ma basta che andiamo a Putignano, ad Alberobello. Ravina è una città che non ce ne sono uguali, insomma, ecco, è uno spettacolo. E quindi non c'è, io bisogno. Ho detto che con quei soldi non fai niente, però il sindaco con cui mi ero confrontato disse affiancala, perché questo assessore come faceva ad organizzare Natale? Chissà se avrà mai organizzato un compleanno proprio a casa sua per lei. C'è un avvocato che viene messo lì a fare l'assessore, non sappiamo da chi, forse dalla stessa persona che poi l'ha fatta dimettere. Penso che chi l'abbia inserita, l'abbia proposta, penso che sapesse cosa stesse facendo. Insomma, non credo perché io non credo che possa essere stata proposta da qualcuno, perché le mie, diciamo, tracce portano al sindaco, il sindaco l'ha fatta assessore e secondo me il sindaco l'ha fatta dimettere, perché questi assessori, deve sapere, Rocco Michele Renna, e non deve scappare, no, no, per carità, vengono messi là con delle deleghe prepagate. Sai cosa sono le deleghe prepagate? Come quando firmi quei contratti con l'assicurazione, che mettono la firma e stanno mille cose. Là sta scritto che fai l'assessore e subito dopo, dove hai messo la firma, sta scritto che ti dimetti. Quindi quando non rispondi più e comincia a prendere confidenza e comincia ad avere troppa visibilità, perché la festa si distende, perché cosa fa? Niente. È facile fare le cose con i soldi del comune. Hanno fatto una cozzaglia di cose che non legavano fra loro, solo finalizzato a prendere contributi dal comune, e in più non solo che hanno preso i soldi dal comune, si sono fatti sponsorizzare e hanno sponsorizzato amici loro. Quindi è giusto che Festa sia, diciamo, che sia dimessa. Io perché pensavo, lei si è dimessa e noi ci abbiamo rimesso come città. Scusa Virino, io pensavo, come si usava nella vecchia amministrazione, che dopo un tot di tempo l'assessore veniva sostituito con un altro, c'era una normale turnazione fra di loro. Quello era un turnover valente. Esatto. Faceva così. Esatto. Sì. Quello faceva così. Però il dottor Federico Agri, sotto questo aspetto, io adesso, diciamo, che spezzo una lama. E meno male. Una lama per lui. Sotto questi aspetti, lui è stato più serio di quello che so. Ha messo queste persone, ha dato spazio, a un certo punto avrà visto che questi l'osso non lo vogliono lasciare e lui stesso avrà rassegnato le sue dimissioni, ed è giusto che sia così, perché la parola del sindaco è sovrana. Tu fai parte di un partito così. Come si chiama? Facevo parte del partito meridionalista, quindi lo sai che prima il sindaco diceva vai a tagliare la testa a quel, e si andava. Quindi se il sindaco l'ha fatto dimettere, è giusto che io mi sono dimesso da quel partito quando ho visto che non rispettava più i criteri iniziali, e mi sono dimesso. È giusto. Il discorso, allora, a questo punto noi, come si dice, pensar male è peccato, però a volte ci si coglie. Questa dimissione è arrivata subito dopo
il mancato, diciamo, il flop, il fallimento di Maison, che doveva sostituire chi era la mia casa, questo fattaccio che si è creato. Sì. Non è che per caso. No, quelle sono, diciamo, è solo una coincidenza. No, quelle sono altre marchette. Allora, io sono intervenuto perché dobbiamo dire che io, Rino Manada, ho fatto una lista civica che si chiama Voglio Fare, che 6 anni fa mi sono candidato sindaco, dove ho portato 1.080 voti personali, 600 ne ha portato la mia lista e 1.300 me ne hanno annullato. Non sono stato eletto, non sono né arrivato il primo né sono arrivato l'ultimo. Ho mantenuto la mia dignità, non mi sono candidato perché ho dato la possibilità al sindaco, il dottor Federico Lagreg, di essere eletto, perché alcuni amici miei hanno fatto una lista civici per Federico Lagreg che ha espresso 700 voti. Lui, il sindaco, grazie a questa lista, perché ha preso 11 punti di meno delle liste, grazie a questa lista, sindaco, lo sai, sei stato eletto. Quindi, se non si prendevano questi 700 voti, lui non avrebbe fatto il sindaco, o meglio, sarebbe andato al ballottaggio. E poi c'era l'ombra di Lagreg, l'altro Giacinto Lagreg, c'era Saverio, c'era Verna, c'era Conga, quindi si doveva combattere. E io, per mantenere, ho voluto mantenere anche la mia dignità di candidato, sì, non mi sono candidato perché ho ritenuto che con il sindaco Federico Lagreg si dava una botta di vita, perché è una persona seria, per bene, uno stimato professionista, è bello, bravo, buono, non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di avere, diciamo, proprietà, esatto, essendo, diciamo, un proprietario terriero, avendo già delle proprietà, villa al mare, insomma, sta a carico il sindaco, no? Diciamo, il sindaco che non ha bisogno di soldi. Diciamo che il nostro sindaco dovrebbe circondarsi di persone. Ma arriverà l'ufficio alle entrate, sindaco, per questo detto. Dovrebbe circondarsi di persone magari più capaci di quelle che si sono andate, come si suol dire. A questo punto, in mezzo a tante rose, non ci dobbiamo tenere sulle spine, ma teniamoci pure qualche rosa e usiamola come si deve, sta rosa. E scusa Rocco, hai detto di capaci, persone capaci, capaci, esatto. Metti in capaci, vabbè. Anche se sono non è suo, diciamo, se le ritrovate queste persone. Rino, se c'è la volontà, anche l'incapace diventa capace. C'è la volontà, vedi, manda già a casa il primo assessore. Cosa ci vuole? E vuol dire che c'erano problemi e facile, che ce l'ho. Ha dovuto sostituirlo. Oh, speriamo, diciamo, quello che arriverà, se non è un altro predatore, perché noi abbiamo bisogno di persone che credono nella città e soprattutto abbiano un'esperienza di vissuto. Devi mettere il curriculum sul tavolo. Chi sei tu per andare a fare l'assessore al marketing, al turismo? Tu? Chi ti conosce? Chi sei? Come puoi andare a fare l'assessore? La speranza era che almeno sapesse fare qualcosa. Ah, cosa? Quindi... Fai l'avvocato, vai a fare l'avvocato, che già pieni di avvocati, gravi, ne stanno 300 avvocati. In effetti. Io conosco più dritti, però. Va bene, comunque sì. Rino, io ti ringrazio veramente di cuore. Se ci saranno ulteriori sviluppi, io ti ricontatterò, sempre se sei disponibile. Rocco, io ho detto che faccio, diciamo, il mio ufficio mobile presso il bar Oronino, però tu mi puoi contattare quando vuoi. Ci ho detto che c'ho anche il Bella Vista, il bar Lombardi, come bar, facciamo le interviste che vuoi. Diciamo realmente come stanno le cose e io mi prendo la responsabilità di cosa ho detto e voglio dire, diciamo, la chiudiamo l'intervista per buona, perché ne vedremo delle belle, perché qua sta diciamo un fermento, diciamo che adesso non parliamo, non dobbiamo, con la divisione di questo assessore si è chiuso un capitolo, speriamo che se ne riapra un altro migliore. Appena qualsiasi tipo di capitolo si riapre, noi ci rivedremo per andare eventualmente a smentire cosa abbiamo detto o a caricare sul nuovo assessore. Va bene? Ci risentiremo. Io ti ringrazio. L'unica altra cosa, Rino, dimmi. Posso usare le tue foto, le tue immagini che prendo dai social? Mi autorizzi? Io sono un personaggio pubblico, ho le mie pagine con 200.000 follower, le mie foto sono
all'uso, chi pubblica su Facebook e lascia la pagina libera, le foto, questo lo voglio dire a molti assessori, a molte persone, molti politici, che se non volete ritrovarvi sulla mia pagina, quasi vi dovete andare a ritirare, non mi dovete andare a fare le foto, e quindi sappiamo come funzionano i social. Guarda, poi tu sei un bravo giornalista. Attenzione, che lui è peggio di un cacciatore, quindi se vi becchia andrete a finire sulla sua pagina. Quello si chiama, quello è normale, tu sei un giornalista, quello si chiama il rubato. Esatto. Se tu sei un personaggio pubblico e vieni fotografato in un locale, io posso pubblicare la tua foto, tu puoi fare quel che vuoi, poi alla fine andremo a vedere. E comunque, se facciamo qualche danno, siamo sempre disponibili a pagare le spese. Grazie, buona serata.